Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Partiti. Ottima discesa sulla destra. Un po' di indecisione sul da farsi. C'è retropassaggio. Il Foggia arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo turno. Cataldi, D'Alessandro, tocco preciso, gioca una palla lunga, ecco un'occasione di contropiede. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Si libera la grande. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. D'Alessandro, Cataldi, Filip Djuricic, D'Alessandro. Si spinge in avanti sulla destra, cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. D'Alessandro scatta verso il pallone. Può provare. Buca la rete. Ha avuto tutto il tempo che gli serviva per aggiustarsela di petto e far partire il tiro. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Vangioni prova con la palla lunga. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E palla che scivola via oltre la linea sarà rimessa dal fondo. Provano a ripartire da dietro. Cataldi. Il Foggia e Genoa fanno. Dovranno cercare di rientrare in carreggiata. Un gol nelle... C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'avversario ha avuto la meglio. Decidono di giocarla all'indietro. C'è il lancio lungo. Passaggio intercettato. E perde il duello fisico con l'avversario. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco.
D'Alessandro, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. D'Alessandro riconquista la palla. Incornata! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Benevento ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Il Foggia sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Ottengono una rimessa laterale. Cataldi si divincola e conquista la palla. Prova a verticalizzare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Decide di sfruttare la fascia. Opportunità di ripartire. Gioca con un pallone lungo. Prova la magia in profondità. È riuscito a passare. Il Foggia riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cataldi ci mette il piede. Cerca di allungare il gioco. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Ancora fuori dall'area. Prova il filtro, cerca il tiro. Il Foggia mantiene il possesso palla, ma non riesce a creare un pericolo reale. Ottimo intervento di copertura. La mette in avanti. Mangioni. Grande movimento nello spazio. Va di testa. Altra chance. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Spazza via. Occhio alla conclusione. Mangioni ci prova al volo, ma non è fortunato. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. Decidono di giocarla all'indietro. Costa. Centro. Prova a spazzare. Occhio al tiro. Bel tentativo, peccato non va. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Spazio, occhio! Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Vuole il lancio filtrante. Libera tempestivamente. Djuricic. Provano a partire in velocità. Lungo passaggio in avanti. La butta via e fa respirare la difesa. Prova a tirare. Il pallone dentro!
e raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Grande azione, tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Perfetta parità dunque. Questa partita ha tutti gli ingredienti che rendono il calcio uno sport fantastico. Cataldi. Filip Djuricic. Prova a prolungare. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Cataldi, c'è fallo. Ci mette il piede e conquista il pallone. Cerca la profondità. Può colpire. E il pallone finisce in rete. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. A tu per tu con il portiere, è riuscito a beffarlo con una facilità disarmante. Sono in vantaggio di un gol. Il Foggia continua a essere in svantaggio e presto dovranno avviarsi verso gli spogliatoi. Prova immediatamente in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Angioni. Palla in avanti verso il compagno e intercetta opportunamente visto che l'azione era pericolosa. L'appoggia sulla fascia, allarga sulla fascia, ha spazio sulla fascia, prova il cross e peccato, non ci arriva. Ancora in mezzo. Cataldi la gioca a sinistra. Riceve il passaggio. E trova bene il compagno. La mette sulla sinistra. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova il cambio di gioco. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. L'arbitro va a dirgli due parole e qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Proveranno in tutti i modi a non farli segnare a questo punto del primo tempo.
si prepara per la battuta. È un'opportunità importante per il pareggio, dovrà cercare di sfruttarla. Prova la conclusione! È stato splendido il portiere e ha detto di no. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Si parte per la seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Palla giocata alta sulla fascia. D'Alessandro la gioca in mezzo. Se ne va. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Può tentare la conclusione. Peccato, perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio fatto con il contagiri. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Il Benevento ha difeso con forza il proprio allenatore dalle critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni. Io, Fabio, solitamente odio criticare gli allenatori. Spesso sono messi sotto accusa anche quando non hanno colpa. Soprattutto è facile parlare col senno del poi. Però oggi mi sento di dire che le decisioni del tecnico sono state indifendibili. Pallone alto e lungo sulla fascia. Occhio al cross. C'è il cross, prova a salire in aria. Colpo di testa che si perde sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Sembrano proprio più determinati in questo secondo tempo. Ora il gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Provano a ripartire da dietro. Cataldi. Vuole la profondità. D'Alessandro. C'è la palla lunga, in avanti. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ecco il tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Palla in profondità sulla fascia. Non può sbagliare. Va al tiro. Il portiere dice di no. Troveranno le forze per ribaltare questo risultato negativo? Palla di nuovo sotto il loro controllo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Lotta, ma perde l'equilibrio. Qui deve tirare. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Cercano l'azione veloce. Guadagna metri. C'è spazio per calciare. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato.
e passa. Prova sul secondo palo. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non possono fare altro che continuare a insistere. Proprio così. Bella apertura. Conclusione. La mette sulla sinistra. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. Ci mette, contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prova la giocata nello spazio. Il guardalinea ha deciso, ha visto una deviazione, calcio d'angolo. E il portiere la fa sua. Il Foggia non ha ancora effettuato cambi. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Hanno già riconquistato palla. Se ne va. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? La mette in mezzo. Tenta e sbaglia al momento della conclusione. Ha visto una chiara opportunità, ma ci vuole ben altro per segnare da quella posizione. E c'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Filip Djuricic effettua un passaggio lungo. Filip Djuricic cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Cerca un compagno. Prova ad andare. Ottimo dribbling. Cataldi. Il suo pallone è morbido. Cerca l'uomo là davanti. Mette in avanti. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Interessante azione sulla fascia destra. Tocco preciso. Allarga sulla fascia. Posizione regolare.
La butta in mezzo. D'Alessandro. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Filip Đuričić gioca una palla lunga. Cataldi. Angioni. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. E non restano che 10 minuti da giocare. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Filip Đuričić. Si sta mettendo davvero male per loro adesso. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Filip Đuričić prova la verticalizzazione. Si avvicina alla porta. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. C'è un'opportunità. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La mette sulla sinistra. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Angioni. È davvero una bella serie di passaggi questa. Gioca con un pallone lungo. Colpisce il pallone. Direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Ci mette una pezza. Bella apertura. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Cerca di allungare il gioco. Prova a scavalcare la difesa. Poteva essere un po' troppo interessante questo. Peccato. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Decidono di giocarla all'indietro. Filip Đuričić. Costa prova con la palla lunga. Cerca lo spazio con il pallonetto. Direi che adesso è il recupero del recupero. Cataldi. Palla giocata alta sulla fascia. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non devono sprecare tempo in questo possesso palla. Filip Đuričić. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro.